Torniamo in diretta. Oggi è stata una giornata caratterizzata da diversi incidenti mortali, purtroppo sul lavoro se ne continua a parlare, troppi sono questi incidenti, lo ha ripetuto ieri il Presidente della Repubblica in occasione della giornata nazionale per le vittime proprio degli incidenti sul lavoro. Poi c'è la questione amianto per cui si continua a morire. C'è stato anche un salto generazionale a Monfalcone, ad ammalarsi sono i figli degli operai che 50 anni fa lavoravano nei cantieri, erano bambini allora, giocavano con i loro papà. Il reportage allora di Emanuela Bonchino. Poi alle 20 torniamo con gli aggiornamenti in diretta con Roberta Rizzo. Erano bambini e come tutti i bambini quando un genitore torna a casa li saltavano addosso. Ovviamente saltavano addosso una tuta impregnata di amianto. È lo stesso motivo per cui le mogli che lavavano le tute che i mariti portavano a casa si sono ammalate semplicemente per aver messo le tute nelle lavatrici. Il male da amianto ha fatto il salto generazionale, ha iniziato a colpire anche i figli degli operai. La conferma arriva da queste due stanzette del Centro Regionale Unico dell'Amianto all'ospedale San Polo di Monfalcone. Qui lavora il dottor Paolo Barbina e ha rilevato 4 nuovi casi. Persone intorno ai 50 anni che si sono ammalate sono tutte e due figlie, perché sono due casi di mesotelioma, gli altri due sono casi di placche pleuriche, figlie di lavoratori che hanno lavorato con l'amianto. Tra le province di Gorizia e Trieste, l'asbesto ha ucciso negli ultimi 30 anni 1800 operai e tecnici, soprattutto dei cantieri navali, ma non solo, le loro mogli. L'amianto si spargeva nelle strade, trasportato dalle tute dei lavoratori che brillavano tanto erano intrise. Monfalcone è sede di uno fra i più importanti cantieri navali d'Italia. Monfalcone, qui ci sono i cantieri navali più grandi d'Italia, Italcantieri prima, Fincantieri poi. Danno lavoro alla gente da generazioni. Dentro la fabbrica l'amianto era dappertutto. Gli operai lavoravano senza mascherine, senza protezioni, non sapevano, ma qualcuno sapeva. È stata veramente una piaga sociale, un problema enorme che ha segnato profondamente la storia e la vita di questa comunità. Il mesotelioma pleurico te lo prendi respirando le fibre dell'amianto, che sono 1300 volte più piccole di un capello e non esiste una soglia di rischio al di sotto della quale non sia pericoloso. Può bastarne anche poco, non perdona. Resta nascosto dai 20 ai 70 anni e qua il picco lo aspettano adesso. È vero che siamo vicini al picco se consideriamo le vendite dell'amianto. Io ho delle serie preoccupazioni perché più sono le vendite dovremmo considerare la presenza dell'amianto. Allora la cosa cambia, probabilmente il picco avverrà tra un 5-6 anni. Le vendite dell'amianto sono cessate nel 1992, quando in Italia è diventato fuori legge, ma è rimasto sui tetti in Eternit, nei muri, nei tubi, non solo nei cantieri. Adesso va bonificato, altrimenti continuerà a uccidere. L'amianto era assolutamente presente nelle case, nelle fabbriche, sappiamo che ce n'è altrettanto nella vicina Slovenia, quindi era proprio un materiale molto molto presente. Quanto amianto c'è da bonificare in Friuli Venezia Giulia? Ma abbiamo fatto un grande lavoro, molto è stato rimosso nel 2013. Solo nell'anno 2016 sono state smaltite 23.300 tonnellate, abbiamo però in corso ancora tante attività di smaltimento e solo nel 2017 sono stati investiti 1.300.000 euro, quindi contributi per arrivare a questo obiettivo importante della rimozione dell'amianto. La novità è che la Regione sta dando fondi per la bonifica anche ai privati cittadini e alle imprese e sta facendo molto anche in termini di sorveglianza sanitaria e informazione. Ma per capire bene questa storia bisogna venire qui. Questo è il vecchio albergo operai di Monfalcone, quelli che lavoravano alla Fincantieri, al tempo Italcantieri, adesso è diventato il museo della cantieristica navale e all'interno c'è una stanza dedicata all'amianto. Io appena eletta ho chiesto immediatamente l'istituzione, la predisposizione di questa sala dedicata all'amianto. Mi sembrava incredibile che il Museo della Cantieristica, sorto nella sede dell'albergo operai, non avesse una sala dedicata a questo dramma che ogni famiglia di Monfalcone e di questo territorio ha vissuto e vive tuttora.
a causa della latenza della malattia che non si è assolutamente esaurita. Purtroppo io parlo per esperienza personale, ma non sono un'eccezione, il dramma che si vive ti rimane dentro e di conseguenza l'esperienza che fai è per questo molto forte e ti dà una determinazione a tutelare anche chi non c'è più. E determinata lo è davvero Anna Cisint, che amministra Monfalcone da un anno, sindaco, non sindaca, ci tiene. Adesso sta giocando una partita importante, annullare una transazione con Fincantieri, che alla giunta precedente è costata la rielezione. Aveva deciso che il comune di Monfalcone non potesse più costituirsi parte civile nei processi amianto, e per una cifra anche abbastanza irrisoria. Quanto? 140.000 per sempre. Peraltro nei 140 c'erano anche delle cifre che erano già state ottenute in sentenze precedenti. Però qui non è una questione economica, è una questione etico-morale e di rappresentatività di una comunità. Noi volevamo e vogliamo esserci e quindi adesso abbiamo dato mandato all'avvocato affinché ci si possa di nuovo costituire parte civile nei processi amianto che partiranno a breve e nello stesso tempo procederemo però anche a impugnare per nullità questa transazione. Fincantieri negli anni ha versato 18 milioni di risarcimenti, ma sostiene che il nesso certo tra esposizione alle fibre e malattia non è mai stato scientificamente provato. In nome del popolo italiano. Intanto vari processi vanno avanti, insieme alla richiesta di una proposta di legge per istituire la giornata dei morti per amianto, che in Italia sono tantissimi, in tante regioni, perché l'amianto era ovunque nelle fabbriche. Queste placche sono preziose perché sono la testimonianza. Siamo vicini all'apice, lo diceva anche il professor Claudio Bianchi, anatomopatologo triestino. La gente di qui gli deve molto. È stato uno dei ricercatori più attenti del nostro territorio, ma soprattutto ha avuto l'intuizione di capire la correlazione fra la fibra e la malattia e di lavorare con i migliori specialisti del mondo all'epoca e informarsi e riportare poi tutte queste informazioni sul nostro territorio. Claudio Bianchi se n'è andato anche lui a gennaio di quest'anno e ha lasciato una sterminata documentazione che ora si trova in un fondo a Ronchi dei Legionari. Il contributo è straordinario perché è riuscito a mettere in relazione non la malattia e la fibra, ma è riuscito a mettere in relazione le persone con la malattia. Questa malattia non ha vie di fuga. Non è storia del passato, ma del presente. In paesi come l'India e la Cina le fibre di amianto continuano ad essere estratte e maneggiate, lavorate in casa da donne e bambini.